In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che io ho deciso di chiamare pull desiderio e ci avviamo molto alla stagione primaverile. Questo perché mi avvicino per farvi vedere, il punto è abbastanza forato, quindi da indossare sotto un bel toppicino e da mettere sopra una giacchetta, quindi molto stile primavera, però lo potete usare anche in inverno con sotto un lupetto a collo alto e manica lunga. Il filato che ho utilizzato è quello della Mondial che si chiama Microsoft, questo gomitro da 100 grammi che misura 220 metri ed è microfibra, è leggerissimo, morbidissimo. Io l'adoro, sapete che l'ho già utilizzato per altre due che no, tre creazioni, quindi è veramente fantastico. Il colore che ho usato questa volta è il 306, che è questo blu notte, quindi perfetto per essere indossato anche di sera. Ma voglio farvi vedere anche altri colori presenti sempre sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, che è www.filatielsa.com. Per quanto riguarda questo, abbiamo anche il bianco, quindi bellissimo, scusate, è al contrario, oppure abbiamo il verde, però oltre a questi colori abbiamo anche il color senape, c'è il color ottanio, c'è il color canna da zucchero, quindi veramente ci sono tantissimi colori che potete usare per poter realizzare questa creazione. Passiamo al quantitativo. Allora, io ho utilizzato tre gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto numero 6 e sono una taglia S, come potete vedere è bello largo. Mi raccomando, taglia M vanno comunque bene tre gomitoli, perché io comunque dell'ultimo gomitolo ne ho usato veramente per fare soltanto diciamo da qui a qui, quindi tre gomitoli vanno bene anche per una taglia M, mentre per una taglia L vi consiglio quattro gomitoli. Naturalmente, se volete fare la maglia ancora più larga, quindi stile maxi pull, o la volete fare più lunga, quindi trasformarlo in un vestitino da mettere sotto un bel tubino, io vi consiglio di aumentare comunque di un gomitolo. Per quanto riguarda la lavorazione, è veramente semplicissima. In realtà sono quattro giri che però in realtà vengono divisi, nel tutorial mi spiego meglio, in due giri che vanno sempre lavorati. Ogni tanto tornano a essere quattro perché vedete questa fascia più chiusa qui ai bordi e sui polsi, però in realtà si lavora sempre con due giri. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro pull, che questa volta sarà un pull largo, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondial linea Microsoft, che è questo bellissimo gomitolo da 100 grammi di microfibra, che se ricorderete io ho già utilizzato per altre creazioni. Questa volta ho utilizzato il colore 306, che è questo blu notte, però tranquille, per farvi vedere la lavorazione iniziale io andrò a lavorare con un altro colore e lavoreremo con l'uncinetto numero 6. Ora, come vi ho detto, questo pull sarà un po' più largo rispetto agli altri, quindi non lo farò aderente ma lo farò un po' largo, giusto per avere quello stile tendente alla primavera con sotto un bel top, e sarà quindi una lavorazione forata. E andrò a montare 110 catenelle. 110 catenelle mi permettono di avere una larghezza di circa 88 centimetri, che sono 4 centimetri in più rispetto al mio, la mia lavorazione fianchi, perché la mia larghezza fianchi è di circa 84 centimetri. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2, ma a questo punto per una taglia M io vi direi, rispetto a me, andate a montare comunque soltanto 10 catenelle in più, perché l'uncinetto numero 6 significa che comunque lavoriamo bello largo, perché in realtà questo si dovrebbe lavorare con l'uncinetto 4,5-5,5, ma io lo voglio bello morbido ed è per questo che sto lavorando con l'uncinetto numero 6. Quindi io direi un 10 catenelle in più per una taglia M, un 20 in più per una taglia L, un 30 in più per una taglia XL, ma se vi accorgete che viene troppo larga e voi non la volete così larga, andate a diminuire un po' le catenelle tenendo sempre presente appunto il vostro multiplo. Detto ciò, quindi io, come vi ho detto, vi farò vedere un piccolo campione. I giri che andremo a fare all'inizio sono 4 e poi verranno ripetuti soltanto i primi 2, perché 4 ci servono per avere il bordino. Quindi andiamo a fare subito il primo giro, così non ci perdiamo in chiacchiere, e andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e ripeto la stessa cosa, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta.
catenella, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella, salto una catenella e continuo così, quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto successivo e rifaccio lo stesso giro, quindi 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, catenella di separazione e vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto successivo. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Continuo così per tutto il giro. Catenella di separazione, maglia alta nell'archetto. Quindi i primi due giri veramente semplicissimi. Continuo così, vi faccio vedere come terminare anche il secondo giro e come riniziare e iniziare poi a fare il terzo. Anzi, chiudiamo insieme perché tanto sono già arrivata. Quindi catenella, entro nell'ultimo archetto, vado a fare la maglia alta e per chiudere il secondo giro vado a fare invece della catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo ci permetterà di restare sempre in questa linea per poter fare le maglie alte, perché vedete si alterna una qui, una avanti, si torna indietro, una avanti, altrimenti poi la lavorazione andrebbe in diagonale ed è brutto. Quindi possiamo fare il nostro terzo giro. Andiamo a fare una maglia bassissima, 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, entro nell'archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, di nuovo entro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Archetto successivo, seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Allora, io sto per terminare il giro. Scusate, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Entro nel primo archetto del giro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme e vado dove ho le due maglie alte, le prime due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa per chiudere il giro. Abbiamo terminato così il terzo giro. Quarto giro uguale al precedente, quindi vado a fare una maglia bassissima dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare 2 catenelle. Vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella, rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Devo fare questo quindi per tutto il quarto giro, quindi catenella, rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e ricomincio. Rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella e di nuovo maglia alta non chiusa, rientro. Entro nel successivo, vado a fare una maglia alta non chiusa e faccio la catenella. Ora, questi sono i quattro giri del nostro bordino. Per fare la maglia, noi andremo a ripetere solamente i primi due giri. Quindi, io finisco di fare il giro e vi faccio rivedere come andare a fare il primo giro. Allora, come potete vedere, sto facendo la mia maglia alta non chiusa, rientro nell'archetto iniziale del giro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E vado a terminare il quarto giro andando sempre a fare una maglia bassissima, una maglia bassa, scusate, all'interno delle due maglie alte chiuse insieme. Adesso dobbiamo ricominciare a fare il primo giro, quindi prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima e poi di nuovo 3 catenelle,
una di separazione, vado nell'archetto successivo, maglia alta. Catenella, archetto successivo, maglia alta. Catenella, archetto successivo, maglia alta. Catenella, archetto successivo, maglia alta. E io ripeterò solo ed esclusivamente i primi due giri. Andrò a rifare il terzo giro, il terzo e il quarto giro solamente ad altezza sotto al seno per avere una striscia chiusa di punto chiuso sotto al seno. Naturalmente io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i due giri in modo tale appunto di dirvi ok, io ho ripetuto i due giri per tot volte, poi sono andata a fare di nuovo il terzo e il quarto e poi sono tornata a lavorare normalmente i primi due giri fino ad arrivare agli scalfi. Allora, sono arrivata a mettere i marca punti per dividere la parte dietro la parte avanti. Vi dico già che io, dopo che vi ho fatto vedere appunto come si fa i primi giri e poi come si torna a fare il primo, quindi i primi due che poi ho ripetuto, ho ripetuto i due giri per 8 volte e poi sono andata a ripetere nuovamente il terzo e il quarto giro e poi ho ripetuto nuovamente i primi due giri per 4 volte. Quindi ripeto, ho fatto i 4 giri, poi come vi ho detto ho lavorato sempre solo i primi due giri per 8 volte, sono tornata a lavorare il terzo e il quarto giro una volta sola e poi di nuovo il primo e il secondo giro per 4 volte. A questo punto vanno messi i marcapunti. Per mettere i marcapunti ho contato le maglie alte, io ne ho un totale di 55, quindi ne ho messi 27 dietro, 28 avanti, mi raccomando quella dispariva sempre sul davanti, e poi sono andata a mettere i marcapunti appunto nel l'archetto di una catenella che mi separa l'ultima maglia alta dalla prima dietro, stessa cosa da quest'altro lato. A questo punto quindi posso andare a lavorare i giri in andata e ritorno, lavoreremo sempre solo i primi due giri, però vi faccio vedere un attimo come fare. È semplicissimo, sempre per poter avere la nostra lavorazione alternata, andiamo a fare il primo giro e lavoriamo in questa maniera. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta e poi procedo normalmente. Catenella, entro nell'archetto successivo, maglia alta. Catenella, entro nell'archetto successivo, maglia alta. Procedo così quindi fino ad arrivare al marca punti. Vi faccio vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. E come vi ho detto, questi due giri andranno ripetuti fino ad altezza delle spalle, sia avanti che dietro. Sto arrivando a fine giro, vedete qui dove ho messo il marca punti, quindi ho fatto la catenella, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e questa volta andiamo a fare, scusate, un capello, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente dove ho il primo archetto e vado a fare una maglia alta e poi procedo normalmente. Catenella, archetto successivo, maglia alta. Catenella, archetto successivo, maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e poi di nuovo come si rinizia il primo giro. Poi naturalmente vi dirò quante volte sono andata a lavorare i miei due giri per arrivare all'altezza delle spalle. Sto arrivando alla fine del giro, vedete, ho l'ultimo archetto e qui le due maglie alte, quindi ho fatto la catenella. Entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quindi ci giriamo con la lavorazione e torniamo di nuovo a fare il primo giro, quindi 3 catenelle, si rientra nell'archetto e si va a fare una maglia alta. Catenella e si va nell'archetto successivo a fare una maglia alta. Quindi vedete, è veramente semplicissimo il passare dalla parte da lavorare in tondo a lavorare in giri di andata e ritorno. Io adesso continuerò la lavorazione, vi dirò alla fine quanti giri sono andata a ripetere e poi andremo a vedere come fare le maniche. Allora,
Allora, sono andata a lavorare la parte dietro e la parte avanti della maglia. Ho lavorato i due giri per 3 volte e poi ho ripetuto solo il primo giro. Mi raccomando, per le taglie un po' più grandi, per una taglia M andate a lavorare almeno 4 volte e una volta il primo giro, quindi 4 volte i due giri, una volta il primo giro. Per una taglia L e XL aumentate sempre di un motivo in più rispetto alla taglia precedente, quindi 2 giri, almeno quando si tratta di 2 giri. Poi in base alle altre tipi di lavorazioni vi do sempre come dovete fare. E una volta fatto ciò, sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per 7 centimetri sia a destra che a sinistra. Ah, no, forse sono quasi 8, sono 8 centimetri sia a destra che a sinistra. Una volta fatto ciò, possiamo andare a lavorare le nostre maniche. Io lavorerò sempre lo stesso motivo. Però sono ancora indecisa se andare a lavorare alternando i 4 giri, quindi facendo le maniche un po' più coprenti, oppure fare come ho fatto, lavorando sempre solo i primi 2 giri e poi verso la fine i 3. Adesso ci ragiono un po', andrò a fare prima una manica da sola e poi vi dirò come sono andata a lavorare. Allora, ragazze, prima di farvi vedere come sono andata a lavorare in tondo, ma alla fine è la stessa cosa che abbiamo fatto per il corpo della maglia, vi dico che io ho ripetuto i primi 2 giri per un totale di 13 volte, poi sono andata a lavorare di nuovo il terzo e il quarto giro e poi di nuovo il primo e il secondo. Questo per fare in modo che il bordo della manica fosse uguale al bordo sotto della maglia. Quindi adesso vi faccio vedere soltanto un attimo come sono andata a riprendere la lavorazione attorno allo scalfo. Quindi eccomi qui. Io sono andata a prendere il foro che è lasciato libero, vedete, perché dove avevo messo il marcapunti per poter lavorare separatamente le due parti, e quindi vado a lavorare in questa maniera molto semplice. Mi aggancio con il filo, vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, poi vado direttamente in ogni maglia alta, scusate, in ogni maglia, questo filo ne ho preso un po' troppo, vabbè, poi lo taglio, una maglia alta nella maglia alta orizzontale. Ecco, metto qua così vedete un po' meglio. Catenella di separazione, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare una maglia alta, maglia alta orizzontale, e di nuovo vado a fare la maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, maglia alta, catenella, maglia alta orizzontale, vado a fare la mia maglia alta. Catenella, maglia alta orizzontale, vado a fare la mia maglia alta. Catenella, supero la cucitura, vado direttamente nella maglia alta orizzontale, vado a fare la mia maglia alta. Quindi, come potete vedere, è veramente semplicissimo. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe un po' lo scalfo, la manica, vi consiglio non di andare a fare maglie alte in più, ma di cambiare uncinetto, passate a lavorare a quello del 6,5. Se invece vi accorgete che la manica va troppo larga rispetto a quello che volevate, passate a lavorare con l'uncinetto del 5,5. Quindi mi raccomando, questo piccolo trucchetto per fare in modo che la maglia risulti perché la manica risulti perfetta. Quindi io voglio arrivare a fine giro per farvi vedere appunto come andare a chiudere la lavorazione. E quindi vado sempre a fare la mia catenella, vado nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima, con una maglia bassissima mi porto al centro dell'archetto e di nuovo devo fare le mie 3 maglie alte. Qui invece al giro dopo chiuderò con la maglia bassa, con la maglia bassa, e inizierò a fare la maglia alta come abbiamo fatto per il giù della manica. Quindi vi ripeto, io adesso vado a fare questa seconda manica, non farò alcun tipo di bordino, però vi rifarò rivedere com'è terminata la maglia. Ho terminato quindi la mia maglia, ho fatto anche le maniche, vedete il polsino, e quindi anche questa creazione è terminata.